Signore e signori, stasera a Zafferana Etnea on stage i Soldi Spicci! Giuriamo che quello che ci sta capitando non ne siamo neanche noi consapevoli, perché comunque la gente ci ferma per strada, è una cosa meravigliosa, la gente ci riconosce, vuole fare foto, autografi, e io per esempio da quando la gente mi riconosce per strada mi è cambiata la vita, nel senso, per esempio, io da quando la gente mi riconosce per strada non scorreggio più in pubblico. Io invece sto vivendo una cosa bellissima, perché un sacco di persone mi regalano tantissime cose. Mi regalano trucchi, profumi, vestiti, e io mi sento un po' una principessa diventata. A me? Niente! Niente, niente, niente. Povero. Questo applauso è presa per il culo, sì. Mi piace. L'unica cosa che mi hanno dato una volta è stato un peluche. Me l'hanno dato e mi hanno detto: glielo puoi dare ad Anna Andrea da parte mia. Grazie, e grazie poi, mille. La cosa bellissima che ci capita è essere fermati dalla gente per fare le fotografie. Troppo bello, ragazzi, no? Le foto sono meravigliose, anche perché noi comunque siamo conosciuti tantissimo dai ragazzi, che sì, ovviamente stanno su Facebook, ma i genitori non lo sanno. E allora noi assistiamo a scene meravigliose, assistiamo a scene in cui arrivano questi ragazzi e ci facciamo una foto, e noi sì, certo. E i genitori che fanno le foto tutti con la stessa faccia del tipo: ma questi co cazzo sono? L'altro giorno, per esempio, mi ha fermato una ragazzina impazzita: oddio, Andrea! E la madre: ma questa chi è? Violetta. Violetta. No, vabbè. Va bene, allora noi ci presentiamo, sì, per tutti coloro che non ci dovessero conoscere, ecco, sì. Quindi noi facciamo parte di quella generazione di ventenni, sì. E per tutti avere vent'anni è l'età più bella del mondo. Non è così, perché avere vent'anni oggi è una delle età più difficili da affrontare. Solo perché te la vivi sotto la sfiga che ti portano tutti. Sono tutti che ti portano sfiga e ti dicono: goditi questi vent'anni finché ti è possibile. Goditeli perché non niente diventano 30. Goditeli perché non niente diventano 40. E tu stai lì e ti tocchi: inchiorello, mi sto passando questi 20 anni toccandomi. Capisco chi sono i miei coetanei, perché pure loro camminano che si toccano. Ciao Giova, pure tu? Sì, pure io. E giustamente quelli più grandi di noi che ci vedono che ci tocchiamo, che cosa possono pensare? Lo vedi questi giovani di oggi, lo vedi? Pensano solamente al sesso! Non ho capito che cosa? Pensano solamente al sesso! Non ho capito che cosa? Sesso! Allora, signori miei, se noi, giovani di oggi, pensiamo soltanto al sesso, dovete sapere che i miei bisnonni a 20 anni avevano già 5 figli! Vai! Diciamolo! I miei nonni a 20 anni avevano già 4 figli. I miei genitori a 20 anni avevano già 3 figli. Ringraziatemi, perché io a 20 anni ho soltanto 2 figli. You porn. No, vi prego, l'applauso su you porn, no, vi prego, vi prego. Per non parlare delle minacce fisiche che ci fanno. Che bravo, 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 bravo. Ma che fai? Mangi tutte le sere al McDonald's? Lo voglio vedere il tuo fegato a 40 anni. Bravo, bravo, bravo. Ma che fai? Giochi tutte le sere a calcetto? Le voglio vedere le tue ginocchia a 40 anni. Bravo, bravo. Ma che fai? Esci dalla doccia e non ti asciughi i capelli? Le voglio vedere le tue cervicali a 40 anni. Niente, piccio, ti a 40 anni mi ammazzo.
mi suicido prima di soffiare nelle candeline, sempre se ci arrivo, perché... A 20 anni poi non puoi avere problemi, no. Perché avrai sempre 20 anni. Vabbè Claudio, ma hai 20 anni! Hai un problema esistenziale con te stesso? Vabbè Claudio, ma hai 20 anni! Hai un problema sentimentale con la tua fidanzata? Vabbè Claudio, ma hai 20 anni! Chiedi ancora la paghetta settimanale? Claudio, hai 20 anni! Al lavoro! Al lavoro! Non è giusto. Non è giusto. No. Ma soprattutto a 20 anni ti fai quella domanda a cui forse risponderai a 40. E ora che minchia faccio nella mia vita io? Cosa? E come ti rispondono tutti? Studia! Studia! Prenditi un diploma, prenditi un pezzo di carta, laureati! Perché oggi senza una laurea non si va da nessuna parte! Oggi senza una laurea non si va da nessuna parte! Oggi senza una laurea non si va da nessuna parte! Ma che è diventato un passaporto questa laurea? Cos'è diventato? Va bene, va bene. Facciamo così. Noi non ci vogliamo laureare, va bene? Non ci vogliamo laureare. Anche perché oggi c'è laurea, master contro master, specialistica contro specialistica. Perché cosa? Arrivare a 30 anni disoccupati? Tanto vale che ci cominciamo già da adesso, insomma. Così a 30 anni saremo disoccupati ma con più esperienza, noi lo so, che sono 10 anni, lo so. Che poi che cosa dovremmo scegliere? Lettere classiche? In cui ci fanno studiare il greco e il latino perché sono lingue morte? Noi che ci dobbiamo fare? L'autopsia? Boh, si capisce? Non si vabbè, facciamo finta che scegliamo una facoltà, va bene? Sì. Scegliamo medicina. Ma prima di entrare dobbiamo superare i test d'ammissione. Avanti ragazzi, cioè oggi per entrare all'università devi fare dei test assurdi. Cioè tu oggi per entrare all'università devi rispondere a delle domande. Io per entrare a medicina devo sapere chi ha segnato a calcetto nel 1929 a Nicolosi. Ma che ne so, ma che ne so io, che ne so io. Mettono davanti queste domande assurde che tu leggi e tu stesso dici: ma da dove minchia ci vengono tutte queste domande? Ma che ne so. Allora, noi abbiamo raccolto le domande più assurde, realmente esistite, non stiamo scherzando, no. Non ci stiamo inventando nulla. Domande di questo genere: dove si trova il monte Cocuzzo? Che Cocuzzo ne so io. Quando prende il treno, Carlo arriva sempre in ritardo a destinazione. Sì. Indica quale delle seguenti affermazioni può essere riferita alla frase precedente. Che già uno solo dalla domanda dice: ma in che senso? In che senso? Ma com'è? Ma chi si legge al contrario, si legge al contrario. Rileggiamola perché non l'abbiamo capita. Quando prende il treno, Carlo arriva sempre in ritardo a destinazione. Indica quale delle seguenti affermazioni può essere riferita alla frase precedente. Sì. A. Carlo ha preso il treno, quindi è arrivato in ritardo. B. Carlo non ha preso il treno, quindi non è arrivato in ritardo. C. Carlo ha preso il treno, quindi è arrivato in orario. Se permettete la D, gliela aggiungo io che è: Carlo! Ma una macchina quando minchia te la compri, Carlo! Vive 20 anni! Yeah! Che hai fatto? No, niente. Che gesto hai fatto? Niente. Musica, voglio! Claudio. Vi prego, staccatelo! E fa già abbastanza falta, schifo falta. Di su! No. Se si mette a fare pure questi movimenti, dobbiamo vomitare tutti! Basta. Io quando ricevo questi complimenti mi sento...
un uomo vivo proprio. Amato. Insomma, a noi piace insomma fare il confronto fra la nostra generazione e la generazione dei nostri genitori, ovviamente. Sì, e noi ci siamo resi conto che noi, che apparteniamo alla generazione dei ventenni, ma anche forse alla generazione dei trenta, siamo cresciuti tutti con i nostri genitori che non fanno altro che dirci dalla mattina alla sera: perché voi, giovani di oggi, siete maleducati, Anzi, noi in Sicilia diciamo: perché voi, giovani di oggi, siete bastasi, bastasi. Ogni volta che lo dicono, aggiungono un movimento. Dici: bastasi! Io ho 24 anni, mia madre oggi è venuta da me, mi ha guardato e mi fa: bastasi! Cosa assurda. Cioè, voi giovani di oggi siete maleducati, perché uno vi rimprovera e voi rispondete. Bastasi! Ora, riflettiamoci un attimo. Se i genitori rimproveri ce li fanno sotto forma di domanda, non è normale che noi rispondiamo? È cortesia, eh! Oh! Per esempio, se io dovessi tornare a casa tardi la sera, mia madre non è che mi rimprovera semplicemente così: Claudio, basta! Da stasera sei in punizione! Oh, sarebbe perfetto, perché è un'affermazione con un punto esclamativo che non prevede una risposta. E invece non è così. Io torno a casa tardi la sera e come mi rimprovera mia madre? Ti sembra questa l'ora di ritornare? Punto interrogativo finale! E se voi ci mettete il punto interrogativo, noi vi dobbiamo rispondere. E allora, mamma, sinceramente, sì, mi sembra l'ora di ritornare. Ma che risposta è? Perché la tua che domanda è? E risponde pure, basta! Niente, è finita, perché da questo momento in poi tua madre sarà entrata in un unico e solo loop che stai facendo. Il loop! È impossessata stasera, ragazzi, io ho paura. Tua madre da questo momento in poi sarà così, sarà impossessata, sarà in un unico loop mentale che si chiama esaurimento nervoso. Non potrei dirle niente, tu provi ad andarci calmo, sereno, ci vai, ci... Senti, ma... E non alzare la voce con me, che sono sempre tua madre. No. Allora tu dici, forse esagerato, mi sono lasciato prendere da un momento di... Ci ritorno ancora più calmo, forse prima ho esagerato, più calmo. Senti, ma... Ti ho detto di non alzare la voce a tua madre! Ma io non la sto alzando! Io ti giuro! C'è un fratello mio che non sapevo di avere, che sta buttando voci, ma io non sto urlando! Sì, alza la voce a tua madre! A questo punto c'è il panico? Perché tua madre ti ha appena rifatto un'altra domanda. Tu non sai se rispondere o meno, ma viste le precedenti esperienze, stavolta prova a starti zitto. Che fa, non mi rispondi? Fatelo tutto tu, ma fatelo tutto tu. Tu ti rispondi, tu ti domandi, tu ti ritardi, tu torni tardi la sera, tu ti riprovi. Fatelo tutto tu. Bastaso! È così. Oh. Che poi no, questi genitori meravigliosi, esauriti, e ci rimproverano sempre, perché noi stiamo col cellulare, stiamo su Facebook, non lo so, e condividiamo, usiamo gli smartphone. Ma noi stasera vogliamo parlare proprio di quei genitori che usano Facebook. Cioè sono io oggi che vado da mia madre e dico: bacia mamma, bacia mamma, bacia con il cellulare, mamma, bacia! Tu stai crescendo scioccata, mamma, tu stai crescendo scioccata! Mamma, in punizione,
tutto il giorno col cellulare dalla mattina alla sera, ma come si fa? Oh, cioè, prima, quando non c'era Facebook, se il pranzo era pronto a casa mia madre me lo veniva a dire nella stanzetta. Normale. Oggi, se il pranzo è pronto, mia madre pubblica le foto. Per esempio, no? Mia madre sta cucinando la pasta con la salsa. Lei fa una foto alla pasta con la salsa, mi tagga e scrive: tesoro mio, oggi pasta con la salsa, vuoi che ci metto pure il basilico? E pubblica la foto. Io apro Facebook e trovo la pasta col sugo di mia madre. E io non ne so niente. E cominciano ad arrivare i primi commenti. Ora fateci caso, ogni volta che pubblicate una foto con qualcosa da mangiare, ci sarà sempre un cretino che commenterà così. Ma vedo che vi trattate benissimo in questa casa. No. Continua! Sì, bella! Bravi! Buona! Complimenti! Di sicuro è che se voi vi mettete a rispondere a tutti questi commenti, la pascia si incolla, la potete buttare, quindi non rispondete mai. Mio padre nel frattempo che fa? Non condivide niente, no? No, mio padre usa il localizzatore. E a me spunta: papà si trova presso panificio. Buono. Mio padre è addirittura quello che quando arriva sotto il portone di casa, lui non bussa più. Lui si fa un selfie, ci tagga e scrive: amori, sono qua sotto, che fa, mi aprite? Ma bussa! Due secondi dopo c'è la foto di lui che sta bussando, cioè, proprio cretino, cioè. Infine ci sediamo a tavola e cosa scrive mia madre su Facebook? Buon appetito! E ci tagga. E se non le mettiamo mi piace, ci dobbiamo sentire dire pure: bastardi! Mi provochi, esce il Roberto Bolle che c'è in me. Non è che... Noi siamo molto molto affezionati a due personaggi che sono un fratello e una sorella. Siamo affezionati a questi personaggi perché in realtà io ho un fratello minore e Claudio ha una sorella maggiore. Sì, insomma, chi ha una sorella, chi ha un fratello sa quant'è difficile condividere la stessa casa con un fratello o con una sorella, soprattutto con la sorella, perché la sorella è femmina. Le femmine sono antipatiche. Le femmine sono che uno... Allora, noi ci immaginiamo questa situazione, no? Che ci sia in questa casa, c'è cioè questo divano meraviglioso, di fronte il televisore più grande della casa, e allora il fratello dice: quanto mi vado a sedere anch'io nel divano, e se l'è preso tutto sua sorella, come dire, educata. Allora il fratello non è che non fa niente, lui prende il cellulare, attacca la telecamera e parte. Ciao a tutti, cari amici di YouTube, state per assistere ad uno degli scherzi più incredibili nella storia degli scherzi fatti alle sorelle. Pensate, mia sorella sta dormendo, ora la faremo saltare in aria. Voglio minimo 6 milioni di visualizzazioni per questo video. Silenzio, vai. Io, voi, lei, insieme. No, non me la sento. No, non me la sento perché no, di cuore, vai. Io poi, incomitiva, faccio. No, non me la sento, non me... Se si sveglia, mi ammazza. Di coraggio. Favoloso, il cappellissimo, il cap...
papà è già bellissimo, inchia favoloso, inchia bellissimo, inchia. Siediti. Piano. Io sono sempre più convinta che tu non sei mio fratello. No? Tu sei venuto fuori dall'unione tra Valeria Marini e Pupo! Ma che schifo! Ma poi che c'entra? Niente, infatti tu non c'entri niente in questa famiglia. Ah, no? No. Se per questo neanche tu c'entri niente in questa famiglia, tu sei come il candito nei panettoni. Cu cazzi vuoli sti canditi? Nessuno. E tu sei il candito della famiglia. Signore mio, ma perché a me queste disgrazie? Perché? Io mi ricordo che quando ti ha portato la cicogna, glielo dicevo a mamma e a papà. Teniamoci la cicogna! No, teniamoci il fratellino! Teniamoci la cicogna! No, teniamoci il fratellino! E teniamoci il tuo fratellino! Anche perché da piccolo ero bellissimo. Ma che dici? Ma se facevi così schifo che il profumo invece di spruzzarti te spotava! Sta parlando lei, che una volta si è spruzzata 6 litri di profumo alla prugna e ha cacato per una settimana intera. Perché non lo ammetti invece che tu sei sempre stata gelosa di me, sempre? No, tu questo non lo puoi dire. Non so se te lo ricordi, ma ti portavo sempre a spasso col passeggino. A 200 km orari. Tutti i bambini si pigliavano il latte in polvere e io la travel gum. Esagerato che sei. Tu devi ringraziare che io sono così magro. Lo vedi appena ingrasso, t'ammazzo. Ma tu non ingrasserai mai. Tu sei sempre stato così magro. Ti ricordo che alla recita di Natale della terza elementare t'hanno fatto fare il bastone di San Giuseppe. Invece lei faceva un anno il buo, un anno la mucca. No. Un anno le hanno fatto fare pure la grotta, messa così. La grotta! E avanzava pure spazio, avanzava! Oh. E tu come fai a sapere questa cosa? Ho trovato una foto troppo bellissima. Ah, dimmi dov'è che la devo bruciare. Attualmente è la mia foto profilo di Facebook. No. Se vuoi puoi bruciare il computer. Malato! Deficiente! Mamma, lo fai finire! Devi dire a tutti del bastone di San Giuseppe, dai! Mi deve tirare i capelli, le orecchie, il naso! E mi lascia i segni. A me mi è venuto un pochettino di fame, vado a preparare qualcosa. Tu vuoi preparato niente? Nel senso che cucini tu? Sì. Ma manco se mi pagano, tipo. L'ultima volta che hai provato a farmi i sofficini, Carletto mi ha guardato e mi fa... Tu non hai fame? No, tu non hai paura! No. A tutti vengono i sofficini col sorriso, a te sono venuti che piangevano, sono venuti. Ma stai parlando tu? Che l'ultima volta che hai cucinato i bastoncini, Capitan Findus ha abbandonato la nave! Non è vero, non è vero. Comunque, non me ne frega niente. Stasera cucino io perché martedì ho il provino per Masterchef. Tu stai facendo i provini per Masterchef? Sì. Tu? Sì. Tu forse vuoi che io muoro? Non puoi fare i provini per Masterchef, tu! Tu che vuol dire l'altra volta hai provato a fare l'uovo a occhio di bue e ti è venuto strabico! Cretino, guarda che io non sono scarsa. Anzi, tutti i miei amici mi chiamano Bimbi, perché trito, frullo... E impasti minchiate. Deficiente! Ma lo fai finire! Devi dire a tutti che vuole fare Masterchef, dai! Mi deve dare calci, pugni! Mi tira tutta! E mi lascia i segni! Non è vero! Non è vero! Maria, che antipatica! Ah.
Senti, io stasera ho bisogno di casa libera, tu non te ne devi andare, io stasera voglio la casa libera che vengono i miei amici, non te ne vai? Ora esco che mi devo andare a vedere Titanic con Lorena. Ma perché voi ancora non vi siete viste Titanic? No Claudio, ce lo siamo scaricate e ce lo vediamo stasera. Cioè dopo 17 anni voi ancora non vi siete viste Titanic? Ti ho detto di no. 11 Oscar! No! 17 anni! Ancora! Niente! No! No, 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 no! No, no, no! Claudio, Claudio, io ti conosco! Tappati quel forno di bocca che c'hai e non mi dire niente! No, no! Jack! Non morire, Jake! No, Jake! Non morire, Jake! No, no! Tutto raffreddato, Jake, tutto raffreddato! Sali qua sopra, Jake, c'entriamo, Jake, c'entriamo, ti giuro che c'entriamo! Ti fidi di me? Insomma, a volte sì, a volte no, dipende che... Oh, a un certo punto ci sono tutte e due dentro la carrozza che stanno facendo l'amore, ma stacco di inquadratura e si vede sciamano stampato. Fatemi vedere quello che sta succedendo là dentro! Non sciamano! La mano. Ma così ne fotte da mano. Claudio. Eh? Io ti giuro che se mi hai rovinato il film, mi devi ripagare i danni morali come hai fatto quella volta per la passione. No, no, no. Sì. Avanti. Sì. Per la passione la cretina sei stata tu. Cioè eri l'unica a non sapere il finale della passione. Ma se non mi ero vista il film, come facevo a sapere il finale? Ma perché bisogna di vederti il film per sapere che alla fine Gesù muore? E tu come facevi a sapere che Gesù muore? Boh? Ba? Bli? Mi ero letto la recensione il giorno prima. Ah, così si fa, così si fa. Solo una cortesia ti devo chiedere e basta. Cosa? Stasera quando torni a casa ti prego lascia le scarpe fuori dalla stanza. Perché ti hanno fatto le mie scarpe troppo bellissime? Perché l'altro giorno mi sono svegliata e pensavo che fossi morto. In che senso morto? Perché c'era una puzza. Ma una puzza di cadavere decomposto che proveniva dai tuoi piedi. Perché non ti compri le Geox, le scarpe che respirano? Perché me le sono comprate. Le Geox, quelle che respirano. Una volta le ho avute. Una sì? Volta sì, le ho avute. Me le sono comprate che respiravano. E a un certo punto c'è venuta l'asma. L'asma! A me sembrava brutto, mi sedevo in mezzo agli altri e loro... E a me sembrava brutto! Malato! Deficiente! Mamma, lo fai finire! Ma non è possibile che non c'è più nessuno che voglia giocare con me, nessuno che mi voglia pettinare i capelli, nessuno che mi voglia cambiare i vestiti. Dico, io sono pur sempre Barbie e non è possibile che non mi considera più nessuno. Stai parlando tu. E io che cosa dovrei dire? Che sono Ken e da una vita che non mi caca nessuno.
Avanti, dai, ma non è vero! Non è vero, ma tu che ne sai? Ma tu che ne... A te t'hanno fatto tutto! Tu c'hai la macchina di Barbie, la casa di Barbie, il cancello di Barbie, le scarpe di Barbie, c'hai pure le mutande di Barbie! Lo sai che mutande c'ho io? Le mutande dell'OBS c'ho io! Le Avanti, dai, ma tu sei pur sempre il favoloso Ken! No, no, io non sono Ken e basta! Io sono Ken, il fidanzato di Barbie! Cioè, io per la società equivalgo a Stefano De Martino! Il marito di Belen! Che poi almeno lui se l'è sposata, Belen! Ma se un giorno tu dovessi morire, le cose a chi le lasci? A mia cugina Tania! Tania Eva! Aspetta, fammi capire. Io ti ho dato tutto. Ti ho dato la macchina, ti ho dato la casa, ti ho dato i vestiti e adesso tu hai pure il coraggio di essere arrabbiato con me? Certo, certo, perché tu non hai mai vissuto quello che ho vissuto io. A me è passata una vita a vedere Batman che combatte contro Action Man, Spider-Man che si arrampica casa a casa e io invece già in smoking alle 8 del mattino. Alle 8 del mattino i smog accompagna Barbie a fare shopping, accompagna Barbie a tagliarsi i capelli, alle 5 il tè nella casa di Barbie, che poi io e il tè manco me lo posso prendere perché con queste mani come la alzo la tazzina, e mi smuovono i nervi, mi smuovono. Dai, non ti lamentare, però poi la sera ti mettono nella cesta insieme a Batman e ai soldatini. Dove le prese per il culo non sono normali. Mamma mia, quanto è buono Batman! Ma quanto è buono Batman! Ora Batman è buono... Ma che ne sai tu se Batman è buono? Che c'ha la maschera, che ne sai tu? Che ne sai chi ci trovi là sotto? Che ne... Magari appena si lava la maschera sotto ci trovi... Sgarbi, ti piace? Che ci comincia di prima mattina. Barbie! 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 Tutto il giorno! Allora basta, se fai così io te lo devo dire. Io ti ho tradito con Batman. Ma che vuol dire che mi hai tradito con Batman? Che vuol dire che mi hai tradito? Tu lo sai. È una questione di necessità. Va bene. Non c'è bisogno che vai avanti, non c'è bisogno che vai avanti. Ma io che ci posso fare? Io che ci posso fare se a noi Ken ci hanno fatti alti, belli, biondi, muscolosi, il culo perfetto, gli addominali perfetti e senza pisello? Dico, ci voleva assai, ci voleva! Che si sono confusi all'ultimo, si sono confusi. Avanti dai Ken, basta! È ora di andare a dormire, su! No, basta, no! E non mi minacciare al solito tuo se non voglio venire a dormire! Oh, se no. Tu non vieni a dormire io ti mando a Ciccio Bello! No, lo sapevo! Quando è così sempre Ciccio Bello, no! Che Ciccio Bello è pericoloso! Ciccio Bello pericoloso! Yeah. Ciccio Bello è alto 6 metri, Ciccio Bello... Che l'altro giorno ci sono passato di sotto, mi è caduto il suo ciuccetto di sopra. Che se non era per l'allegro chirurgo io sarei in coma. Adesso veramente basta lamentarti, andiamo a dormire. No! Dai! No, non ci venga a dormire, perché tutti ci avete i vostri pigiama. Tu c'hai il pigiama di Barbie, il pigiama di Batman, il pigiama di Action Man. Lo sai che pigiama c'ho io? Il pigiama dell'OBS, cioè. Ken, basta, ma se continui a lamentarti, vattene! Sì, giù, me ne vado. Cambierò posto, cambierò città e cambierò pure mestiere. Se, che mestiere vai a fare? Mi vado a fare il commesso dell'OBS, che è sicuro che mi trattano meglio. No, Ken! Whoa, oh, oh.
diverse, dai, dai. La sto cantando. Dai, io. Dai. La sto cantando. Oh, oh, oh. Se le chiedo bene. A noi piace tantissimo parlare di coppia perché, insomma, condividiamo punti di vista differenti. Sì. Il punto di vista di un uomo e di una donna sono totalmente opposti. Però è una cosa bella, è uno scontro che crea la crescita. Per esempio, c'è una citazione meravigliosa di Mao Zedong che diceva che la donna è l'altra metà del cielo. Che tempo di merda che c'è. No, vabbè, allora, se proprio dobbiamo dirla tutta, c'è anche una meravigliosa citazione a favore del mondo maschile che dice che l'uomo è l'essere più gentile e cavalleresco che Dio abbia mai potuto donare alla donna. Questa è una bello. Citazione veramente bella. Vabbè, sì, questo è pure vero. Credo che a tutte noi donne sia capitato di avere un fidanzato che siamo usciti a cena e poi ci abbia riaccompagnato a casa e lui non se n'è andato fino a quando noi non siamo entrate. Insomma, un po' un segno di cavalleria nei nostri confronti. Insomma, noi siciliani soprattutto, non è che appena lasciamo la nostra fidanzata a casa ce ne andiamo, no. Dobbiamo aspettare che si leva la cintura, apre lo sportello, chiude lo sportello. Ci salutiamo 5-10 minuti in questo modo. Ciao amore, ciao amore, ciao. Lei apre il portone di casa, lo chiude, si chiama l'ascensore. Fino a quando la nostra ragazza, la nostra femmina non è totalmente uscita dal nostro campo visivo, noi non ce ne andiamo. Segno di protezione, perché diciamo, metti caso, in questo momento arriva un malavitoso, io sono qua che... Che io ogni tanto ci penso a questa cosa. Dico, metti caso arriva un malavitoso. Lui, 50 kg vestito. Lui, che cosa può fare? Tu che cosa puoi fare? Lo so, io so cosa fare. Che fai? Il tifo. Vai amore, dai una testata amore, brava amore, io penso, il tifo. Ecco, questo è l'esempio di come siete voi maschi. Come? Siete così, poco coraggiosi, vi sentite tutti forti e invece poi non vi sapete fare valere. Noi donne no, noi siamo diverse, noi siamo forti, noi siamo importanti, noi siamo i pilastri della società. Non è così perché se proprio dobbiamo dirla tutta, voi donne siete riconosciute in tutto il mondo per l'essere antipatiche. Avanti, diciamo. Voi donne siete l'essenza dell'antipatia. Oh, guarda, neanche a farlo apposta, tutte le parole grammaticalmente femminili, cioè parole che finiscono per A, sono antipatiche. No, aspetta, fammi un esempio. Allora, la parola antipatia, grammaticalmente, com'è? Vabbè, è femminile, ma mica vuol dire che tutte le parole grammaticalmente femminili sono negative. Tutte! Allora, segna. Antipatia, malattia, camurria. Tutte femminili. Però scusami, se dici così, allora la parola più bella del mondo è femminile. Cioè? La vita. Allora, se per questo l'amore è maschio... Ma la morte è femmina. Te le immagini. Vita e morte sono femmine. Noi siamo in mezzo. Cara sfiga. Sfiga! Ah, sfiga è femminile, per forza! Guarda, Claudio, te devi fare una ragione. Tutte le parole più belle sono femminili. L'aria, l'acqua, la terra... No, finiscila. Femminile. Basta. Basta è femminile. Smettila. Femminile. Allora, adesso ti giuro che se non la smetti... Che fai? Se non la smetti, io ti do uno sberlo. Ti do uno sberlo nella... Faccio. Che ti faccio cadere tutto il linguo. Che fatica. Fatica è femmina. No, adesso silenzio. Oh, che noi dobbiamo continuare questo spettacolo, su questo palcoscenico,
seduto in un posto, questo posto hanno pagato un biglietto, questo pubblico che fa parte di questo mondo, questo mondo che fa parte di questo universo. Ciao, grazie. Piace tantissimo metterci ogni tanto l'uno nei panni dell'altra. Per esempio, io se fossi maschio cosa vorrei, cosa farei? E la stessa cosa Claudio, se fosse una femmina cosa vorrebbe? Dai, inizia sì. Tu che vai, vabbè. Vai. Per esempio, se io fossi maschio lo regalerei ogni tanto un mazzo di rose alla mia fidanzata. Se io fossi femmina, invece, lo capirei che un mazzo di rose cucia 65 euro perché... Pare che non lo capiscono, sembra che non lo capiscono. Se io fossi maschio, non la lascerei da sola la mia ragazza il giovedì sera per andare a giocare a calcetto. Se io fossi femmina, infatti, il giovedì sera andrei a vedere il mio fidanzato che gioca a calcetto e gli farei uno striscione. E gli farei uno striscione con su scritto amore, sei troppo fortissimo. Se io fossi maschio, sceglierei un po' di più la donna giusta. Se io fossi femmina, la darei a tutti! Se io fossi maschio, durerei un poco più di un minuto e mezzo! Grande ovazione! Tante donne soddisfatte, queste... Siamo tutte sulla stessa barca, tranquille! Se io fossi femmina... cercherei di raggiungere l'orgasmo in quel minuto e mezzo. e comunque apprezzerei l'impegno maschile perché non è facile. Se io fossi maschio non farei apprezzamenti su Belen con la mia donna accanto. Se io fossi femmina sarei Belen. Io. Se io fossi maschio, vorrei essere bello come Brad Pitt, colto come Umberto Eco e divertente come Jim Carrey. Se io fossi femmina avrei le tette di Monica Bellucci, il culo di Jennifer Lopez e onestamente non saprei cosa toccarmi prima. Chicago, Bedamaj, Maria, se io fossi femmina, ce l'ho, se io fossi femmina non partorirei dopo 9 mesi, ma neanche dopo 12. Ma neanche dopo 24, che io onestamente gli farei fare la prima comunione qua dentro. Io mi spavento. Se io fossi maschio, datore di lavoro, non impedirei ad una donna di fare carriera soltanto perché è incinta. Se io fossi femmina, vorrei avere la stessa forza di un maschio per difendermi dalla sua violenza. Se io fossi maschio, non picchierei mai una donna. Ciao. Se io fossi femmina, giurerei amore eterno al mio maschio. Se io fossi maschio, mi indebiterei tutta la vita pur di pagare la nostra casa. Se io fossi femmina, e comunque un giorno ci dovessimo lasciare, la casa la lascerei al maschio, visto che si è indebitato tutta la vita. Se io fossi maschio, mi cambierei ogni tanto i pantaloni e pure le mutande.
Se io fossi femmina, se io fossi femmina, non metterei mai e poi mai le ballerine! Amore, volevo dirti che le scarpe nuove che ti sei comprata... Le ballerine! Sì, le ballerine, tesoro, non te la prendere, ma a me fanno cacare! Tu, le ballerine, non me le devi toccare! E che ci ho detto? E che ci ho detto? Le ballerine sono il top, e quindi me le metto stop. Non vorrei essere troppo duro, ma se le metti sei senza culo. E già mi hai criticato il mio baffetto curato, ma mentre ti baciavo mi sembravi Renato. E già mi hai criticato il monocchio a ventaglio, ma pure il parrucchiere lo appiastravo per sbaglio. Ma tanto guarda, io non me ne faccio un complesso, e io lo voglio urlare ormai con tutto me stesso. Cosa? Le ballerine sono le scarpe antisesso. Solo con tacchi e zeppe, perché ti ballano sempre le tette. Tu invece i sandali Dolce & Gabbana, con i calzini color banana. Schifo! Sì! E già mi hai criticato le puntate di Amici, ma è meglio Piero Angela che spiega i fenici. E già mi hai criticato le lezioni di tango, ma mentre ti muovevi mi sembravi un orango. Ma tanto guarda, io non me ne faccio un complesso, e io lo voglio urlare. Scarpe antisesso, ma se le metto solo con te, di sicuro c'è un nesso. Forse perché sei un cesso. No, no. Forse perché sei un cesso. No, 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 no. Forse perché sei un cesso. No, 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 no. Forse perché sei un cesso. No, 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 no. Forse perché sei un cesso. No, 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 no. Forse perché sei un cesso. No, forse perché sei un I russi coi miliardi fanno shopping da trussardi. Una volta erano zar, sono diventati zarri. Sono tutti presi male. Amore. Amore. Non so perché sono entrato con questa camminata, ma invece. Amore che. Amore. Amore mio. Come stai? Amore, io sto bene, tu che hai? No, 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 a posto, tutto bene. Senti, ti volevo fare una domanda. Una domanda che potrebbe sembrare un po' imbarazzante, ma non lo è, perché siccome stiamo insieme, quindi non è imbarazzante. Amore! Te la faccio. La mia domanda è un po' imbarazzante, ma neanche troppo, è questa. Ma... Amore, le cose sono due. O tu mi fai questa domanda, o io ti prendo la testa, te la sbatto al muro, fino a quando non vedo uscire il sangue a fiocchi. Fiotti. Si dice fiocchi di sangue, ignorante. Fiocchi di sangue e i famosi fiotti d'avena. Giusto. Mi stavo confuso. Senti, la domanda è un pochettino imbarazzante, ma neanche troppo è questa. Ma... Ti sono venute? Ma chi sono venute? Ti sono venute. Sì, mi sono venute a trovare Franca e Mariella stamattina, troppo saporite. Dopo. No, Franca e Mariella. Il ciclo ti è venuto. Amore, ma che è il tuo ciclo? Amore, le mestruazioni! Bastaso! Ma che sono domande che si fanno alle femmine? Chi le deve fare, un maschio, se sono venute le mestruazioni? Sei a un maschio, ignorante e bastardo. Ma me lo puoi dire per favore se ti sono venute le mestruazioni? No.
Io lo sapevo. Amore, tu già sei in ritardo di 5 ore, 2 minuti e 3 secondi. È che io sono un tipo preciso. Sì, tu sei preciso, un cretino. Ma tu lo sai che cosa significa se tu sei in ritardo? No. Che c'è il rischio che tu possa essere rimasta incinta! Oh, bene pace! Io sono incinta! Lui me lo dice in ritardo! Meno male che era preciso! Ma non hai sentori fisici, no? Nervosismo. Si dice che chi aspetta le mestruazioni sei nervosa. Amore, no, io mi sento un agnellino. Un agnellino. Per 28 giorni ho una vipera esaurita. Giusto in quei giorni un agnellino, ma non hai altri sentori fisici? Amore, non lo so, mi viene da vomitare. Amore, questa è nausea, segno di gravidanza, amore, nient'altro. Amore, non lo so, mi fanno male le tette. No, tette mesciazioni. Si sa, c'è tette mesciazioni. E ora in che cosa sei, in fase di gravidanza o premestruale? Boh! E chi ci va di mezzo? Noi, poveri uomini, che cerchiamo sempre di fare la massima attenzione, soprattutto in quei momenti lì. Ma siccome il vostro corpo è nato antepatico come a voi, a un certo punto, di punto in bianco, decidete di avere un ritardo. Che se per voi è un semplice ritardo, per noi equivale alla perdita istantanea dei 10 kg. Ogni giorno che passa noi perdiamo 10 kg. Te lo sei mai chiesto perché sono così secco? Amore, senti, fai una cosa, rilassati, siediti e ti rilassi. Giusto, mi siedo, anche perché ho letto in un giornaletto, ho letto che se si tiene la propria donna sotto stress, non gli vengono le mesciazioni. Non ti stesso più, basta. Ti sono venute? Amore! E ora mia madre chi glielo dice? Lo sai, mamma, stai per diventare nonna. E quella mi dà uno schiaffo e fa crescere mio figlio subito orfano di padre. Subito. Amore, senti, facciamo una cosa. Adesso esci tu, così ti rilassi e le mestruazioni ti vengono a te. Non posso uscire, va bene? Perché non posso uscire? Perché se esco io lo so che cosa succede. Se esco io comincio a vedere solo donne incinte. Donne incinte e passeggini e donne incinte. Ma che me lo fanno apposta, Ma che escono una volta ogni 28 giorni invece di qua? Amore, facciamo una cosa, siete qua, cerchiamo qualche cosa su internet, sì, che sicuramente ce lo dice. Giusto, su internet informato. Ci dice tutto. Allora, ecco qua. Ritardo mestruale. Vai! Se. Che? Mi è spuntato. Che fa? Ti stai cacando di sopra? Amore, guarda, cerca meglio, che ci sarà qualche altra cosa. Ah, guarda, qua c'è un sito più specializzato. Ecco, qui dice. Dovete sapere che gli spermatozoi vivono all'interno del corpo femminile per ben 72 ore, ma solo se vivono in un ambiente pari a 38 gradi. 38 gradi? Sì, quindi se vivono in una temperatura minore muoiono questi qua. Amore, che faccio? Mi metto 4 cubetti di ghiaccio? Brava! Ma no, ma stavo scherzando! Amore, senti, ma poi noi usiamo sempre il preservativo. E con il preservativo c'è una sicurezza del 99%. Io lo so. Che quell'1% sta cercando a me, io lo so. Io già mi vedo l'1% che viene verso di me e mi dice ciao papà, dammi una vasata, papà. È una vasata, lo senti? Parla in siciliano già e tamarro come a te. Meglio tamarro come me che cretino come te. Cretino, come fa pure sbagliare, cretino. Figuriamoci se non è sempre colpa mia, Comunque, amore, noi non ci dobbiamo agitare. Vabbè. Mica ora dobbiamo fare il test di gravidanza per 2 ore di ritardo. Ah, no? Amore,
Tra l'altro mi è costato 12,50 euro, che diviso 2 fa 6,25 euro. Ti devo dare 6,25 euro. Vabbè, mi dai 6 euro, non se ne parla più. Ti devo pagare mezzo test di gravidanza? Ah no, cioè fammi capire, il bambino lo abbiamo fatto insieme, lo dobbiamo crescere insieme e il test lo devo comprare solo io, ma non per i soldi, ma perché io sono un tipo preciso. Sì, tu sei preciso a un tirchio, va bene? Per favore, te lo vai a fare, per favore. Amore, ma io non me lo sono fatta mai. E ora qua ci leggiamo il bugiardino e vediamo che cosa ci dice. E che cos'è il bugiardino? Uno piccolo piccolo che c'ha alla scatolette sparamigliate? Il bugiardino è il foglietto illustrativo. Dai! Ecco, forza. Mamma mia, che immagini terrificanti ci sono. Va bene, ok. Sei pronta? Sì. Ok, allora, passo numero 1. Estrarre la copertura che ricopre il tampone. E chi vuol dire? Ci devi levare il tappo. Ah, ora sì. Okay. Passo numero 2. Mettere il tampone sotto il flusso dell'urina. Amore, sì. Lo devo tenere con la destra o con la sinistra? Ma che domanda è? Con la destra. Amore, ma tu lo sai che io sono mancina? Allora perché non lo tieni con la sinistra? Perché poi il bambino nasce mancino e lo sfottolo come sfottava la mamma! Ma il tampone, no, il bambino! Tenilo col naso, così. Oh. Passo numero 3. Adesso mettilo sopra una superficie piana, mettilo dove c'è la finestra. Sì, amore, così poi al bambino gli viene l'influenza, padre schifiato, vero? Siamo di Milano, si capisce? Da questa affermazione. Va bene, ecco. E poi dice che bisogna aspettare per 3 minuti. 3 minuti. E quelli saranno i 3 minuti più lunghi di tutta la tua vita. No! Amore. No! Oh! Le luci! No! Lo vedi dove è l'1%, lo vedi dove è l'1%. Che poi dobbiamo vedere se questo 1% è tuo. Ma perché io sono una tipa precisa. Vabbè! Io ti aspetto e nel frattempo vivo finché il cuore abita da solo. Bene. Allora, noi in realtà in questo viaggio che stiamo facendo e che ci piace raccontare un po' questa differenza generazionale, ci siamo chiesti se
l'amore col passare del tempo è cambiato. Allora forse in realtà l'amore no, forse è cambiato il modo di corteggiarsi. Il corteggiamento è uno dei momenti più belli dell'amore, perché tutti noi conosciamo la fase più bella dell'amore, che è proprio il corteggiamento, la fase dell'innamoramento, no? Perché sentiamo tutti le farfalle nello stomaco, il cerchio alla testa, il nodo alla gola, che tu dici: oh, mi sono innamorato, o mi devo andare a fare un attacco perché mi sono... Allora noi ci siamo chiesti: ma col passare del tempo, col passare delle generazioni, è cambiato il modo di corteggiarsi? Secondo noi sì. Mio padre, i miei nonni mi raccontano che prima ci si corteggiava nelle feste degli anni Ottanta, no? Queste famose feste, con c'erano in queste sale, c'era la famosa palla. Ecco, se mi dai adesso un'atmosfera un po' più anni Ottanta, vediamo, ecco, vedi? Vedi, ecco, questo era l'effetto palla, perché allora le feste erano proprio una palla, cioè era... era una... E allora c'era questa atmosfera, partiva una musica lenta, c'erano, si ballavano i lecci. Oh. Già tu l'avevi conquistata e manco sapevi chi era. Era perché c'era il gioco del bastone, tu passavi il bastone e ti arrivava la tua lei improvvisamente. E allora ci immaginiamo che negli anni Ottanta le cose potevano andare all'incirca così. Uno si faceva figo. Ciao. Ciao. Senti, potrei accostarmi al tuo fianco così da vedere meglio il tuo profilo da vicino? Ma certo, come potrei rifiutare una richiesta di un cavaliere come te? Avvicinati. Oggi questo stesso dialogo avverrebbe così. Musica! Ciao Bone! Ciao figa! Senti me! Ti posso aggiungere su Facebook così da vedere meglio il tuo profilo? Ma certo, Joe, tu sei troppo figa! Vai! Prima! Raccontami un po' di te, di quello che hanno visto i tuoi occhi prima di me. Sono stato per 3 anni un prigioniero politico. Mi hanno arrestato in un centro sociale a causa delle mie idee. Ma allora sei un eroe. Sì, sono un eroe. Oggi! Quest'estate sono stato ad Ibiza e sono stato per 3 settimane prigioniero dei miei sensi. Cioè? Ti ho scopato e fumato come un pazzo. Eroe! Sì! Prima! Che ne dici? Se ci prendessimo qualcosa davvero, non so, una fanta. Forse avrei bisogno di qualcosa di più forte rispetto ad una fanta. Allora, una 7-Up? Sì, la 7-Up è sicuramente più forte. Oggi! Senti, ma! Sì. Ma ce lo prendiamo un mojito? No, no, il mojito è troppo da bimbi minchia, no? Io stasera sono preso a bene 10. Voglio tornare a casa furto, finito! Allora 2 cicchetti di rum e pera! Chiamugione! Sì! Sì! Prima! Senti, arrivati a questo punto io volevo dirti che mi sono innamorato di te. Ma non è possibile! Ma come? Guarda, guarda che io per te sarei disposto a fare qualsiasi cosa. Io per te sarei disposto ad uccidere 100 leoni, ad affrontare i monti più alti e i mari più profondi, perché io ti amo. Non è possibile, perché sono fidanzata ufficialmente a Giugno. Mi sposerò. Azzida erbolina! Oggi! Bona! Dimmi, figo! Cioè, tu alla fine mi piaci un botto. Lo so, tesoro, ma non ci esce niente. Come non ci esce niente? Guarda che io per te sarei disposto a fare qualsiasi cosa, Cioè, io per te butto la PlayStation. Cioè, io per te mi cancello da WhatsApp. Cioè, io per te scriverò su Facebook ufficialmente fidanzato. Tesoro, mi dispiace, ma non ci esce niente. Ma perché? Sono lesbica!
alla fine noi in questo excursus che abbiamo fatto, in questo percorso che abbiamo fatto, abbiamo parlato della nostra generazione, ma abbiamo parlato anche della generazione dei nostri genitori. E nei nostri genitori, insomma, sono inclusi anche i nostri nonni, tutta questa generazione che per convenzione chiameremo dei maggiori. Sì. E allora noi questa sera volevamo dire tutto quello che è vietato ai maggiori. Sì, è vietato ai maggiori. Vai, inizia. È vietato ai maggiori usare la E a casaccio. Che cosa vuol dire? Quanti di voi hanno sentito frasi di questo tipo? Appena E. È vietato ai maggiori dire ai bambini grassi: non ti preoccupare, questo è tutta altezza. Sono minchiate! È vietato ai maggiori svegliarci tutte le mattine alle 8 dicendoci che sono le 8:30. Mezz'ora prima! Vabbè, è vietato ai maggiori dire: lo vedi qua? Qua un tempo era tutta campagna. E ora ci abbiamo fatto un centro commerciale, va bene? Non è meglio 152 negozi, 7 sale cinema, che ci facevate con tutta questa campagna libera? Niente, noi la sfruttiamo. È vietato ai maggiori organizzare sempre le feste in grande, a casa invitando 50, 60, 70 parenti e risparmiare sulla Coca-Cola. È vietato ai maggiori raccontarci sempre le stesse cose, cominciando sempre con la stessa frase. Te l'ho raccontato mai quando... Sì! 600.000 volte, sì. È vietato ai maggiori entrare in una casa vuota esclamando: e buonasera! Ma chi state salutando? Voglio vedere se vi rispondono come scappate tutti, 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 tutti. È vietato ai maggiori dire: chissà dove andremo a finire. Cominciamoci a domandare invece: da dove siamo partiti? È vietato ai maggiori dire sempre: no, perché io alla famiglia ci tengo. E infatti ci tenete così tanto alla famiglia che ve ne fate 2, 3, 4, 10. È vietato ai maggiori separarsi e utilizzare figli come merce di scambio. È vietato ai maggiori dire sempre: no, perché io per mio figlio sono un amico. Ci serve un padre, una madre, non amici. È vietato ai maggiori farci perdere la fiducia nel matrimonio. È vietato ai maggiori vestirsi da ventenni quando ne avete 50. È vietato ai maggiori dire sempre: questi giovani di oggi stanno rovinando l'Italia. Io sono nata nel 1988 e già l'Italia era nella merda. È vietato ai maggiori arrendersi. È vietato ai maggiori contraddirsi. È vietato ai maggiori illudersi di essere maturi. È vietato ai maggiori dirci sempre: andatevene da questa Sicilia, andatevene, perché questa è una terra che non vi offrirà mai niente. Noi, come vedete, da questa Sicilia non ce ne vogliamo andare, perché noi questa Sicilia la vorremmo cambiare. Ma soprattutto
Stasera, tornando a casa, troverete i vostri genitori. Date uno schiaffo ai vostri genitori. E dite loro che quello schiaffo glielo mandano. I soldi spicci!